Alicia, vieni Teresa, ti presento Giuliana. Buonasera, come va? Ciao. Giuliana. Giuliana, piacere. Ma pensi che quando hanno aperto l'Accademia a Sassari, di più, 12 anni fa, 5 anni fa, io fui mandato dal Ministero a nominare i professori, e andammo 12 professori di Firenze a nominare i professori che dovevano insegnare inizialmente. Siamo? Grazie a tutti di essere venuti, sono molto onorato di presentare questa sera insieme alla professoressa Giuliana Videnti e al professor Domenico Viggiano il libro di Agostino De Sì, che è un grande artista e un amico, e per introdurvi prima un pochettino nell'ambiente delle maschere, nell'ambiente del suo negozio, che quasi tutti voi che siete amici e che conoscete Agostino già conoscete, vi leggerò semplicemente una breve pagina di un mio romanzo inedito che riguarda il negozio di Agostino, per introdurvi gesti nell'ambiente, giusto per scaldarci. Manca circa un'ora per incominciare a lavorare e decido di passare a salutare Agostino. Entro nel suo negozio e lo trovo intento a parlare con una vecchia signora a cui deve aver venduto una maschera che sta incartando con della spessa carta da pacchi. La musica, per favore. Prende un nastro di raso viola, lo avvolge intorno al pacchetto e fa un fiocco. Da un cassetto tira fuori una sbarretta di ceralacca e la riscalda con un accendino, poi estrae un timbro da un cofanetto di legno e lo preme sulla ceralacca fusa sopra il nastro di raso. Ci soffia sopra, un momento, e nel sigillo vedo il giglio, simbolo di Firenze. Durante tutta questa operazione non mi ha degnato di uno sguardo. Lavora con precisione e accuratezza, senza lasciare niente al caso. Alza un momento gli occhi e ne approfitto per dirgli «Ciao Agostino!». Lui mi guarda come se mi avesse notato solo in quel momento. «Oh, ciao Carlo!». Prende un timbro, lo passa su un tampone di inchiostro verde e lo preme sulla carta, accanto al sigillo. Mi avvicino e intorno ad un suo piccolo autoritratto leggo «Oggetti d'arte, professor Agostino De Sì». Mi piace vedere con che cura tratta tutte le cose che tocca. La signora chiede se gli può fare un assegno. Lui le risponde che sì, naturalmente. Le porge la penna per scrivere, lei lo compila, glielo dà, prende la maschera e, dopo averlo ringraziato con calore, va via. «Come stai?» domanda sorridendo.
Bene, molto bene. Gli chiedo se sa dove posso trovare mela granata, ma sembra che non mi abbia sentito, perché inizia ad armeggiare con barattoli di vetro pieni di sostanze lattiginose. Aspetto un momento, poi gli domando di nuovo se sa come posso fare per parlare con mela granata, ma sembra che da quell'orecchio non ci senta. Invece di rispondermi, inizia a parlarmi di come si fanno le maschere di cartapesta. A dire la verità, non sono molto interessato e lo ascolto distrattamente. Da ieri sera non faccio altro che pensare a mela granata e a tutto quello che sta succedendo a me e ad Antonio. Ma ogni tanto degli spezzoni di frasi, come se venissero da un mondo lontano, penetra la nebbia leggera del mio innamoramento. Carta di lana, aver cura dei tuoi attrezzi di lavoro. La pazienza è molto importante. Passare il vinavil col pennello. Man mano che parla sto sempre più attento a ciò che mi sta dicendo, finché dimentico completamente la domanda che gli avevo fatto e lo osservo mentre, con estrema cura, spennella del vinavil su delle maschere di cartapesta a forma di sole. Noto che non spreca un movimento e mentre lavora mi descrive passo per passo tutto ciò che fa, come se questa fosse la cosa più importante di questo mondo. Buonasera a tutti, e come si dice sarò breve, nel senso che anche l'ultimo di Carnevale, ci sono già tante belle persone in maschera, no? Che ce lo ricordano, però credo che sia una bella occasione questa per cui siamo qui, perché Agostino Alessi è a Firenze da molti anni e un editore inglese, e questo è anche interessante, gli ha dedicato un bellissimo libro, un libro che riassume un lungo percorso di ricerca, e questa è l'occasione per cui siamo qui. Il filo conduttore però che io penso di individuare, diciamo, che unisce l'occasione di stasera, l'occasione di aver nato il libro, la pagina che ha appena letto Diego e anche le persone sedute a questo tavolo, si riassume in una sola parola, che è l'amicizia. E questo credo sia una cosa da sottolineare, una cosa molto importante, perché il sentimento dell'amicizia ci aiuta anche a capire meglio l'altra persona, a capire meglio le cose. A me è successo così. Personalmente non sono un'esperta di maschere e anzi devo dire che prima di conoscere Agostino, nelle volte, le occasioni in cui mi è capitato di visitare anche musei etnologici, eccetera, ho sempre provato un po' di inquietudine, no? Nei confronti della maschera. Cioè, mi sembrava qualcosa di che avesse un senso soltanto se indossata, soltanto se vissuta, se legata all'agire di un corpo, di un movimento, senza il quale restava soltanto un po' di sgomento, almeno per quanto mi riguarda. E a volte anche quando lo vedevo in teatro, e lì vabbè il fascino è grande, perché a quel punto il corpo non era più quasi il corpo dell'attore o il corpo della persona legato a un volto preciso, ma acquisiva proprio i caratteri e le fattezze della maschera. Quindi diciamo, insomma, un mondo anche per certi versi lontano, un mondo che affonda delle radici in culture che a volte sento anche molto distanti, lontane da me. E invece poi da quando ho conosciuto Agostino il mio rapporto con le maschere è molto cambiato e devo dire è stato anche molto bello sfogliare il libro pubblicato da Beverly Dutton. All'inizio mi aspettavo nella sequenza di immagini un libro bellissimo, ci sono 140 foto a colori che in qualche modo riassumono
questa, dagli anni 80 mi pare, no? Ad oggi la produzione di Agostino, che poi vediamo come ricerca, è anteriore agli anni 80, ma che è diventata, diciamo, una professione, no? Un mestiere praticato quotidianamente all'incirca da quella data. Mi aspettavo una sequenza cronologica oppure una struttura tematica, no? E invece no, non riuscivo a trovarla, me la sono dovuta un po' ricostruire da sola. Però alla fine ho pensato che questa in fondo era una scelta anche giusta, perché restituisce questo libro la molteplicità di ispirazioni, di temi, di tecniche del lavoro di Agostino, e anche questo andirivieni degli anni, no? Perché molti di questi temi ritornano, si avvicendano, Agostino li accantona, poi li riprende, e questo esemplifica bene anche il suo modo di lavorare, no? Di rapportarsi alle cose. Agostino ha un animo anche da collezionista, e come tutti i collezionisti incontra delle cose, le raccoglie, le prende. Se si va nella sua casa è così, è come andare nella sua bottega, è come andare nella sua cantina, più confortevole, bei divani, un bel camino, si mangia e si beve insieme. Però in realtà c'è questa sensazione precisa, no? di tante cose che non cogli là per là, non è immediata la sensazione. Io quando entravo nel negozio di Agostino rimanevo quasi smarrita, dico, ora dove guardo, cosa c'è, mi sembrava tutto uguale, no? Tutto uniforme. Invece in realtà poi, lasciandosi andare alla musica che ci abbiamo messo anche stasera, e così ha un tempo che si sospende, perché non bisogna avere fretta quando si ha a che vedere con l'arte e con le attività manuali, bisogna lasciarsi andare questo tempo della contemplazione, via via scoprivi dei mondi. E così ci sono le maschere per il teatro, soprattutto il teatro, da quelle classiche della commedia dell'arte, ce ne sono degli esempi, c'è il Pulcinella, no? C'è l'Arlecchino, Colombina nelle mascherine per il carnevale, c'è invece la maschera tradizionale, qui ci sono due esempi bellissimi, no? Soprattutto questo boe che è in legno e che è una maschera tipica sarda, e quindi ci porta immediatamente alla matrice, diciamo, di partenza di Agostino, e che per la prima volta io ho visto in legno, ma recentemente per Agostino l'ha dorata. E anche questo, diciamo, è tipico di Agostino, cioè la maschera che è qualcosa che copre un volto, poi per Agostino continua a stratificarsi, no? Per cui io l'ho visto anche realizzare dei calchi, ecco un'altra serie, cioè i calchi presi dagli amici, dalla figlia innanzitutto, ma persino io alla fine ho ceduto, c'è un calco nel mio viso, non è che è una cosa. Però poi non finisce lì, diciamo, comincia questo lavoro di colorare, di decorare, di arricchire, di sovrapporre, con questo gusto che trasforma quello che è un oggetto in fondo originario, primitivo, proprio di tante culture in tutto il mondo, in qualcosa di altro, diciamo, quasi un gusto barocco, però con una leggerezza settecentesca, no? Per cui le maschere di Agostino poi sono amichevoli, non fanno mai paura, no? Cioè, scopri, no? Il piacere di guardarle. Dico barocco perché mi sembra che rispecchi questo gusto di fingere, no? di tradurre una cosa in un'altra cosa, di usare una materia che fa finta di essere un'altra e poi su quella se ne aggiunge ancora un'altra. E questo è un processo continuo, no? nel lavoro di Agostino. Io non è che mi voglio dilungare molto, mi sembrava di non avere niente da dire, poi invece via via che parlo, no? le idee, le suggestioni vengono. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che, nonostante appunto il colore e gli elementi decorativi, io avverto, diciamo, proprio anche forse in questo, la matrice di scultore di Agostino. Questo, certo, io so che lui ha frequentato l'Accademia, si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di scultura,
Ma poi in fondo la scultura è colore, no? Noi siamo abituati a vedere, no, a avere un'immagine bianca, ci guardano il professore, non vorrei dire sciocchezze, ma in fondo tutta la scultura tradizionale, anche quella greca, diciamo, le poche reperti originali che ci rimangono, è una scultura colorata, e il colore aggiunge vita, aggiunge qualcosa che non è descrivibile a parole, alla forma. I luoghi di Agostino, la Sardegna si è detto, e poi Firenze, e Firenze poi è il mondo, infatti ecco l'editore inglese, ma perché nella bottega di Agostino passa tutto il mondo, e Agostino ha fatto mostre in Svezia, in Finlandia, no? È stato a New York, cioè il suo lavoro è conosciuto forse più che in Italia stesso. E anche questo, diciamo, corre sul filo di un'amicizia, di incontri. E poi Venezia, e siamo al Carnevale, ma qui poi un altro parlerà. Loro sono appena rientrati da Venezia, dove appunto è stato presentato questo volume bellissimo. E chiudo. Allora, la parola al professor Viggiano. Che malgrado stia invecchiando rapidamente rimane sempre un timido e che non ama fondamentalmente parlare, ma Giuliana Videtta e De Sì sono in modo diverso due grandi amici. De Sì è sicuramente più vecchio di conoscenza, frequentava l'Accademia quando io comunque avevo qualche incarico, non so se ero vice direttore o direttore, e l'ho sempre ero vice direttore, poi ho fatto il direttore per 20 anni, ma questa è un'altra. Beh, De Sì è stato sicuramente tra gli allievi uno dei più determinati, forse un po' come sono tutti gli artisti sardi che sono costretti a venire nel continente, ma la cosa importante di De Sì è che comunque rimane uno scultore. Io ho pensato che lui fosse un grande maestro burattinaio, perché le sue opere sono fondamentalmente sempre un'analisi precisa, sono dei ritratti. E lui è scultore, stavo guardando su questo bellissimo catalogo, dicevo è strano che in Italia non abbiano scoperto De Sì e che degli inglesi lo abbiano fatto, ma in effetti si dice che nessuno è profeta in Italia, lui non lo è due volte, prima perché forse la Sardegna ancora non lo ha scoperto e forse perché nessun editore, ma l'hanno fatto benissimo gli inglesi, i signori Beverly Dutton e il libro è stupendo, parliamo un attimo anche del libro, quindi dei viaggi del Sì, perché le foto sono affascinanti, le opere sono bellissime, ma è riuscita l'opera pubblicata in una unitarietà di intenti. Le immagini sono stupende, forse anche il nostro amico Cirillo De Cos, un grandissimo fotografo americano, che sicuramente si deve essere anche lui innamorato delle opere, perché altrimenti non sarebbe stato facile, non era un uomo facile. De Cos è un grande fotografo che usa la vecchia maniera delle fotografie al platino e ha fatto una mostra recentemente. Ma la stampa è perfetta, le immagini sono calde, sono belle. La signora Videtta ha detto che la scultura è colorata. Beh, la scultura la coloravano per togliere forse drammaticità, perché la scultura è sempre più, la scultura è non più colorata, perché così sono, secondo me, molto più intense, più forti. E qui esce lo scultore, perché comunque ho studiato scultura dove ha studiato scultura lui. Allora, De Sì quando modella, perché lui modella, non fa carta pesa, la tecnica è della carta pesa, ma le sue sono sculture. E sfogliando questo libro bellissimo, io l'avrei comunque comprato, ma lui ha fatto bene a darmelo, con una piccola dedica, perché io ho avuto la fortuna di avere una fotocopia in bianco e nero, perché non pensavano che l'avrei avuto, perché mi avevano invitato. Quando lui mi ha portato il catalogo con la piccola dedica, io naturalmente ne sono stato felice e l'ho portato qui con me, e chi lo tocca, ho potuto apprezzare ulteriormente questa storia. Beh, sfogliandolo, a pagina 66 c'è forse una delle cose più poetiche che si possono fare, Foglie innamorate del 97, è un pezzo bellissimo. Poi ce n'è un altro che io amo in modo particolare, che è La voce del cuore di Alice De Sì e la sua figliola, che è un pezzo di alta scultura. Se queste cose non fossero in carta pesta, ma lui facesse in bronzo, potrebbero stare a confronto con qualunque grande scultore. E qui esce la sua matrice, lui è uno scultore sardo.
i sardi hanno una grande forza, hanno una grande capacità. A questo proposito lui è sicuramente, probabilmente, se continuerà, e lo farà sicuramente, potrà raggiungere un livello di univola, come si dice, una mostra bellissima che c'è a Forte Belvedere, sardo anche lui. Ma anche lui, come Dessì, ha dovuto emigrare, ha lavorato moltissimo in America, 30 anni, e poi è tornato in Sardegna. Quindi io mi auguro che la gente riconosca in Dessì non l'uomo che fa le maschere, ma lo scultore che ha deciso comunque di imporre a Firenze, una città difficilissima, la sua maniera di fare. Mai scendere a compromessi, perché le sue cose sono veramente di altissimo livello. I Mountones, la sua origine, e alcune cose che fanno a pisticci, maschere che fanno a pisticci in Lucania. Io sono lucano, quindi quando mi è capitato di vedere le opere di Dessì da tanti anni, che naturalmente io passavo in via Faenza, quindi non ci sono dubbi su questo, quindi dico, ecco, una persona che fa della carta cresta un'opera ad altissimo livello. Quindi io mi auguro che Dessì trovi nello spazio delle sue giornate il tempo di pensare un attimino che alcune cose meritano un'attenzione particolare, e che forse sarebbe bene che anche i signori sardi si rendano conto che ci sono degli artisti che non necessariamente devono vivere sempre unicamente fuori. Quindi io non posso che complimentarmi per lui, per l'opera e per i signori che hanno fatto il catalogo, che è veramente bellissimo. Io spero che Dessì lo regalerà all'Accademia di Belle Arti, la nostra bellissima biblioteca, che abbiamo delle opere eccezionali, abbiamo opere di Vitruvio e compagni. Mi sembra giusto che ci siano anche quelle di Dessì, uno scultore sardo con delle grandi capacità umane, sociali e di grande poesia. Controllate la pagina 66, Foglie innamorate, è un pezzo di grande magia e di grande suggestione. Io non credo di avere altro da dire, se non c'è una stima profonda, una grossa riconoscenza per questo artista che merita tutta la vostra attenzione, unitamente al volume. Grazie. Grazie a voi tutti di essere qui per questa occasione, in particolare grazie alla mia figliola che porta avanti insieme a tanti. La mia figliola, amici, il più sardo lo scambio. Grazie al professor Vigiano per questo intervento e alla Bidetta, grazie anche a lei, a Diego. Un ringraziamento al mio babbo che ha avuto il coraggio di prendere l'aereo e di venire a condividere tutti insieme questa bella giornata. C'è il maestro di buonasera. Ringrazio Agostino. Però prima di finire vorrei dare la parola al signor Robert Dutton, che tra lui e sua moglie hanno reso possibile la pubblicazione di quest'opera e hanno investito veramente tanto sia in energia che in soldi, hanno reso possibile che il nostro amico Agostino sia conosciuto sia in Italia e soprattutto anche all'estero. Prego la parola a Robert Dutton. Before I come up, I'd just like to say this is Beverly. You don't see her sitting there. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signore e signori. You will get very little tone, if any, at all from me. I apologize. Sentirete molto poco, parlerò molto, sarò breve. First of all, I'd like to say on behalf of Beverly and myself, the great pleasure we have to be here among such esteemed company. E innanzitutto voglio ringraziarvi da parte mia e di Beverly per la bellissima e stimata compagnia in cui ci troviamo oggi. Okay, where to begin? Dove iniziare? My wife started the company 18 years ago. About 18 years ago. Mia moglie ha fondato la compagnia, la nostra compagnia, circa 18 anni fa. And one of the things that we have taken enormous pleasure in running this company is being able to support
craftsmen, people with skill in our business in the UK. È una delle cose che ci sono piaciute subito e che abbiamo deciso di fare subito è di supportare, di dare supporto subito a artigiani ed artisti di tutti i generi nel Regno Unito. And I think Alice and Agostino have seen some of the work that our craftsmen do, and I think they would agree that they deserve support. E Agostino e Alice hanno visto in Inghilterra alcuni dei lavori degli artigiani che abbiamo supportato, ai quali abbiamo dato supporto, e loro sanno che ne hanno avuto bisogno e che ne hanno bisogno. So I now leap forward to 2001, when we came for the first time for a long time to Italy. E così per la prima volta nel 2001, quando siamo venuti in Italia, per la prima volta per un lungo periodo, we were here to visit some printers in Rome. Ed eravamo venuti a visitare alcuni stampatori che stampavano delle nostre riviste a Roma. A couple of days later, on small vacation, we traveled up to France. Ma alcuni giorni dopo ci siamo presi una breve vacanza e siamo venuti per la prima volta a Firenze. And then we experienced the experience that I know you have all had when we passed Agostino and Alice's studio. E abbiamo avuto quell'esperienza che quasi tutti voi conoscete già, quando passate davanti allo studio, al negozio, alla bottega di Agostino. Unbelievable. Incredibile. Incredibile, fantastico. Incredibile. Incredibile. It was a wonderful experience. Era un'esperienza meravigliosa. And I was thinking something at that point, and Beverly was thinking at that point, we must talk to the owner. E allora sia io che Beverly abbiamo pensato la stessa cosa, dobbiamo assolutamente parlare col proprietario. And see if he would like to do a book. E vedere se gli piacerebbe fare un libro con noi. So one thing led to another, and now we have the book. E una cosa dopo l'altra, ora abbiamo il libro. But just going on to a broader point for a minute. Volevo vedere le cose da un altro punto di vista per un momento. In England we have artists. We have craftsmen. In Inghilterra abbiamo artisti e abbiamo artigiani. But here you refer to them more as artisan. You don't distinguish. Ma qui vi riferite molto più ad artigiani, non fate molta distinzione. And while society now has room frequently for the artist, the piece of art, the artisan has a broader reach in our society because they have the potential to produce items for every day that surround us, that enrich our life every day. Mi sono un po' perso. È stato troppo lungo. We talk more as artisans, but I lost the sentence. It was too long. I'm sorry. The artisan craftsman can enrich every day more than just the artist with a single object. L'artigiano può arricchire molte persone tutti i giorni molto di più di quanto fa l'artista con una sola opera. So if we do not cherish our artisan, we are on the edge of a precipice. Se non scegliamo un artigiano, noi siamo solamente we are just on the edge of a precipice. On the edge of a precipice. Ah, siamo solo sull'orlo di un precipizio, scusate. Because there is so much pressure now from international companies, from commerce. Perché ora c'è così tanta pressione dalle compagnie internazionali, dalle commesse internazionali che vengono fatte a un artista.
we are in danger of only valuing things that come in plastic bags. Stiamo arrivando al pericolo che hanno solo valore cose che vengono vendute solo dentro una bustina di plastica. So this, you are at the forefront here in Florence of protecting, encouraging, nurturing the artisan. Voi siete qui a Firenze sul fronte proprio di coloro che un fronte di coloro che proteggono gli artigiani e questo tipo di arte. So we would like to pay a tribute to you here in Florence and everything you do and the encouragement you have given Agostino, his daughter. E io e Beverly siamo qui per dare un tributo veramente per quello che voi state facendo per persone come Agostino e sua figlia Alice in questa città. So, here is the man. Qui è l'uomo. Without this man, this book would not exist. Senza questo. Ringraziamo tutti e siete tutti gentilmente invitati ora a prendere un piccolo rinfresco con noi nel bar. Piccolo, piccolo. Grazie mille a tutti di essere venuti. Grazie.
Giulia. Scusa, io sto anche se è mancato la presenza, perché no, parlo per quelle persone che ci ho chiamato io. L'entrata. È camminato bene? Ma andrebbe fatta. Si chiama, fai le foto. Io ci ho provato, io ci ho provato, ma era molto buio e non uso il bello. Non ne verrà una. Agostino. Sì. Tu te l'ha data la chiesa? Niccolò, ma da un po' ci sta male. Lui ci fa finire quelle altre. Poi ho detto su nuove, siamo sotto il suo stato a mangiare di visto che la gente la banco portato su quella siccome no, c'era più di un bambino, la faccia santi sul letto era piccolina. C'è la sorella e io ho visto c'è la sorella no, vestita in maschera la maschera. Ecco, no, lì pensavo salutato la che c'è andato più lavori, ha smesso di lavorare. Io? Sei staccato? No, ma non me l'ha chiesto nessuno. No, siamo sempre in attesa, siamo sempre ma in attesa. Ma che c'è niente? Quando ha un lavoro? Io c'ho niente. Chi è?